16 punti di differenza in classifica. Il finale alla rincorsa della capolista Magrazzuri Chierese, che invece vuole lasciare la zona calda. Al Felice Borel di finale va in scena l'anticipo della prima di ritorno del campionato di eccellenza. Padroni di casa mai sconfitti in campionato, ospiti che invece arrivano in salute in Riviera, reduci da due successi esterni consecutivi. Genta, dopo 4 minuti su schema da corner, perlustra la strada del vantaggio con il suo destro alto oltre la traversa. Poco dopo, gran numero di Yavu in area che dal fondo fa tremare i polsi a Giribaldi. Anselmo sguscia alle spalle del marcatore quando i minuti sono 13. L'assist per l'appoggio in rete del compagno viene letto bene da Bresci, che bonifica. Nella prima mezz'ora è una gara a tinte quasi esclusivamente giallorossi. Al 29esimo Molinari prova a sbloccare finalmente il risultato con il suo tracciante dritto per dritto, disinnescato da Giribaldi con il tapin di Yavu, immediatamente arrestato dalla chiamata dell'assistente del signor Battiato. Ma è a 5 minuti dal riposo che arriva forse l'occasione più nitida per i padroni di casa, con il cross di Molinari macchiato dall'uscita di Giribaldi. Yavu sale in ascensore ma non trova la porta. Occasione più nitida almeno fino all'ultimo minuto, con la pennellata di Anselmo per Vittori, la sua zuccata da distanza zero sa tanto di gol mangiato e sancisce i titoli di coda di una prima frazione ad altissima intensità. Il film della ripresa di Enrico Figus può partire dal sesto, con lo sganciamento di De Benedetti che triangola con Vittori. Il destro del centrale di Butu però si spegne alla destra di Giribaldi. Al 18esimo, su corner di Ferrara, il colpo di testa di Molinari che va in cielo scrosta l'incrocio dei pali alla destra dell'estremo ospite. Macina occasioni la squadra di Butu, ma di sfondare proprio non se ne parla, perché a ridosso della mezz'ora Ferrara serve in corridoio Anselmo, il suo mancino incrociato si spegne a meno di un metro dal palo. Chierese oramai alle corde, e 3 minuti dopo sul piazzato di Ferrara per la testa di Yavu è la stessa sorte che però potrebbe incredibilmente cambiare a 3 dal termine con il sinistro velenosissimo di Migliaccio. Porta però nell'unica occasione in cui viene chiamato in causa, evita la beffa con un intervento dall'elevatissimo grado di difficoltà che blinda lo 0-0 finale. Si ferma dopo 5 vittorie interne consecutive la striscia utile del finale, che ha raccolto innumerevoli, davvero occasioni diversi, gli errori sotto porta da parte degli attaccanti della squadra di Butu. Chierese che ottiene il primo pareggio esterno fuori casa, premiata forse più dagli errori degli avversari che per meriti propri. Eccellente la direzione di gara del signor Battiato di Genova.